non ci credo, però mi tocco. Era la 13ª giornata, era la 13ª, ha sbloccato Falcinelli, era ora, l'ultima gara che aveva segnato era la 3ª di campionato a Bari e contro il Catania, stupenda rete di testa, era ora, abbiamo segnato 2 reti, abbiamo ripreso dopo 6 giornate di astinenza un successo che ci siamo meritati. Evidentemente ha fatto bene la strigliata del presidente Santopadre che, come ha detto il direttore sportivo Goretti, proprio ieri mancava la garra, cioè quell'artiglio, quella cattiveria, quella fame che il Perugia aveva smarrito e che ha ritrovato oggi in virtù di una gara sontuosa, come dice il mio collega Simone Angelini. Andiamo ad analizzare con i colleghi questa vittoria che ci riporta a 20 punti e abbiamo superato lo scoglio del 16+1, il 18-1, quindi era opportuno farlo, tanto che abbiamo parlato di numeri, e allora io lo voglio dire in questa maniera. Erika. Sì, direttore, una partita, una vittoria assolutamente meritata da parte dei Grifoni che soprattutto nel primo tempo hanno dimostrato di essere la stessa squadra di inizio campionato. Soprattutto ho notato una forte coesione tra i ragazzi, cioè hanno comunicato molto, come richiedeva appunto il presidente Santopadre nel corso dell'ultima conferenza stampa, durante la quale si era molto arrabbiato appunto perché diceva non c'è più comunicazione tra la squadra. Invece oggi li abbiamo visti proprio comunicare, sembravano prendersi, cioè giocavano in totale sintonia. Poi il secondo tempo, anche a causa della grande fatica impiegata per affrontare appunto la prima frazione di gioco, c'è stato un lieve calo, ma comunque il Perugia oggi ha portato a casa i 3 punti che servivano per recuperare la giusta grinta per proseguire questo campionato e per uscire dalla serie negativa che in qualche modo ha caratterizzato le ultime gare. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Perugia ha dimostrato di saperlo fare. Era molto che non avveniva, 6 giornate in astinenza. Oggi il Perugia, soprattutto nel primo tempo, ha fatto vedere di essere capace a fare buone cose, un bellissimo gol di Falcinelli da lontano, un gol da attaccante vero di Parigini, il secondo gol stagionale, il primo in Serie B per lui, perché lo scorso anno con la maglia dello Juve Stabia non aveva mai segnato, e il secondo gol contro una squadra ligure, quindi potrebbe essere utile farlo giocare sempre contro le Liguri. Comunque, a parte le battute, un primo tempo perfetto, il secondo il Perugia ha conservato il quanto di buono fatto nel primo, ma comunque l'importante è che ha portato a casa i 3 punti che fanno prendere ossigeno a questa classifica e a questo momento di stagione molto delicato. Fra una settimana ci sarà da concentrarsi sulla sfida contro il Varese, che è a 15 punti, oggi ha perso 2-1 se non sbaglio, quindi è sempre una gara difficile fuori casa dove mancherà Taddei, che oggi è stato ammonito, ma sarà disponibile per la partita successiva, e sappiamo che Taddei ha una tradizione importante nelle sfide particolari, quindi meglio perderlo a Varese ed averlo nella gara successiva, e non aggiungo altro. Come diceva giustamente Fabio, vittoria doveva essere e vittoria è stata. Oggi contava solamente vincere, al di là della prestazione che comunque c'è stata nella prima ora di gioco, poi probabilmente complice un calo fisico e soprattutto quella paura di prevalere, di vincere dopo 6 gare dove il Grifo aveva conseguito soltanto 3 pari e 3 sconfitte, probabilmente si è preferito contenere, si è arrischiato in un paio di circostanze, soprattutto con il frizzante, guizzante Sansovini, attaccante davvero per tutte le categorie, che sta dimostrando ancora una volta di più di essere davvero un giocatore notevole per la serie cadetta. Buona dal punto di vista tattico la mossa di Camplone di ritrovare Marco Ezio Fossati, finalmente messo in cabina di regia con Taddei ad agire da mezzala. Sicuramente ci si guadagna qualcosina in più negli ultimi metri, dove Taddei è stato incisivo, vedi il cross che poi ha portato al gol di Parigini, altre giocate comunque di assoluto spessore. Si sono poi alternati in cabina di regia, talvolta soprattutto nel primo tempo, Verre, Fossati, Taddei, quindi ha cercato soprattutto nella prima frazione di gioco Camplone di non dare punti di riferimento per quanto attiene con il quale doveva prendere in mano le chiavi del centrocampo. Una squadra compatta, soprattutto in difesa, dove c'erano 3 giocatori di grande sostanza e quantità, quali Flores, Comotto e Rossi,
Quindi bene così, si ritorna a conseguire il bottino pieno, arriva la difficile trasferta di Varese e poi sappiamo tutti tra 14 giorni quale partita aspetterà il Grifo. Insomma, facciamo i dovuti scongiuri, aggrappiamoci un po' alla cabala. L'ultima gara interna nel 2005 in Serie B del Perugia finì 4-0 Perugia-Ternana. Insomma, rivivere una giornata del genere dopo tanti anni nefasti, dopo delle delusioni, dopo una lenta risalita dai dilettanti, sarebbe davvero l'apoteosi per tutto il pubblico di fede perugina. Le squadre di Camplone, si sa, vincono solo se giocano bene, e giocano bene solo se stanno bene dal punto di vista psicofisico. Quindi la vittoria significa che il Perugia è risalito rispetto all'involuzione delle ultime partite. Ora però dovrà confermare questo stato di cose, dovrà confermare che non si è trattato di un episodio, di questa partita che ha ridato nel primo tempo un Perugia scintillante come quello dei tempi migliori, con un Fossati, sono d'accordo con quello che diceva adesso Simone, che è salito autorevolmente in cabina di regia e ha permesso a Taddei di giocare nella posizione e nei movimenti che meglio conosce, che meglio sa fare. Non a caso ha messo lo zampino decisivo sul secondo gol Taddei. Però questa partita era una partita anzitutto da vincere, e credo che a monte di tutto, di ogni considerazione tattica, c'è quello che ha detto Camplone in conferenza, cioè che questa squadra può vincere e può dimostrare le proprie qualità superiori, se ci sono, rispetto agli avversari, soltanto se gioca con intensità, con agonismo, con determinazione dal primo all'ultimo secondo di partita. Oggi questo c'è stato, perché ha un primo tempo giocato in maniera bella, in maniera creativa, sono andate anche in gol le due punte, e proprio oggi forse è il caso di dire meno male, continuino così, ma non vorrei dimenticare proprio oggi che abbiamo vinto il fatto che nel primo tempo non l'abbiamo chiusa, perché le due punte, che pur hanno segnato due bellissimi gol, si sono divorate l'una uno ciascuno altrettanti gol. Questo significa che sono punte brave, ma non sono prime punte. Chiusa la parentesi, torniamo anche qui al discorso solito dell'attacco del Perugia e di quello che si potrà fare da gennaio in poi. Il secondo tempo non è stato altrettanto bello, ma è stato di battaglia, e i Grifoni hanno tirato fuori gli artigli, come gli era stato chiesto in settimana dal presidente Santopadre, ma non solo dal presidente Santopadre, da tutto l'ambiente, perché la prestazione, l'ultima prestazione fuori casa era stata a dir poco quella di Crotone, indecorosa. Oggi Perugia si è riscattato sul piano della prestazione e sul piano del risultato, ma anche sul piano del carattere. Tre cose importanti di cui far tesoro, nessuna da dimenticare in vista delle prossime prestazioni. Come abbiamo detto tutti, era doveroso riprendere la marcia. L'ultima vittoria era contro il Brescia sul calcio di rigore, abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo centrato anche un obiettivo di una condizione migliore rispetto alle altre gare. Ora ci sarà il tourbillon delle nazionali, sei giocatori saranno convocati, mi hanno confermato che non ci sarà per il Perugia, oltre allo squalificato Taddei, non ci sarà né Goldaniga e né Vinicius, quindi sono tre gli elementi, però riprenderemo, cioè ritornerà Lanzafame. Era importante scalare la classifica, abbiamo mosso la gradatoria e siamo tutti felici. Un grande pubblico, come al solito, che ha sostenuto il Grifo dal primo all'ultimo secondo. A dimostrazione che i tifosi del Grifo hanno raggiunto quella maturità che sanno essere il dodicesimo uomo in campo, come lo sono sempre stati. Oggi è una giornata da incorniciare, perché da oggi riparte il cammino del Grifo, il cui obiettivo è 50 punti, lo ricordiamo, l'ha ricordato finalmente il Presidente, una salvezza, dopodiché sognare non è impossibile. Per il momento è tutto, solo Grifo e per sempre Perugia.